Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Raffi alla Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima ciambella latte e caffè, che è buonissima a prima mattina a colazione. Che bontà, raga! Partiamo subito con la nostra ricetta. Allora, per questa buonissima ciambella ci vogliono 4 uova intere, 400 g di latte parzialmente scremato freddo, 500 g di farina 00, 250 g di zucchero semolato, 150 g di olio di semi, una bustina di lievito vanigliato, 160 g di caffè non zuccherato, 100 g di gocce di cioccolato bianco. E poi una bellissima teglia per ciambella da 30 cm. Se l'avete più piccola vi viene ancora più alta. Se l'avete più grande vi viene più bassa. Allora iniziamo con inserire lo zucchero nelle uova e montare il tutto. Una volta montato lo zucchero con le uova, inseriamo l'olio di semi. Adesso inseriamo il caffè non zuccherato nel latte. E inseriamo metà. Adesso incominciamo a inserire la farina. Adesso piano piano mettiamo il restante latte e caffè. Adesso non ci rimane che inserire il lievito vanigliato. Allora ragazzi, abbiamo messo tutti gli ingredienti, adesso inseriamo nella nostra teglia a forma di ciambella, che ho già imburrato e infarinato, metà impasto. Allora, una volta che abbiamo messo metà impasto, inseriamo il cioccolato bianco, ne mettiamo metà al centro e l'altra metà la mettiamo alla fine. Adesso continuiamo ad aggiungere l'impasto da sopra. Continuiamo a inserire il restante cioccolato bianco e poi possiamo infornare. Adesso inforniamo a 180 gradi, forno statico, per 60 minuti. Allora, abbiamo sfornato la nostra ciambella latte e caffè e come vedete è venuta così. Adesso ci diamo una spalmata di zucchero a velo. Allora, una volta messo lo zucchero, ragazzi, adesso vediamo internamente come è venuta. Guardate quanto è morbida, che odorino che si sente. L'abbiamo tagliata, guardate, anzi, la posizioniamo qui, la manteniamo, guardate. Adesso vi faccio vedere la sua morbidezza. Guardate, si rompe anche perché è molto morbida, a prescindere che è calda anche. Beh, spero tanto che anche questa ricetta vi piaccia. Mi raccomando, spolliciamo alla grande, mi raccomando, iscriviamoci alla grande sul mio canale e ci vediamo ad una mia prossima ricetta. Ciao a tutti!